Il giorno 30 di questo mese scendo dal cielo. Poeta, scendo dal cielo, come paracaduto. Il giorno 30, ma è domani. Domani. Scendo dal cielo con l'aereo e poi a Napoli prendo il corriere e vengo da te. Gesù, scende lo cielo a Catano Giornale. Prende la corriera, l'uscita, lei dava americano, scrive bastardo. La corriera. Vengo da te sulla montagna. E bene qua! Esagerativo l'indirizzo, che buono. Mi trattengo 3 giorni per un affare che devo combinare e vado via subito. Non dire a nessuno il mio avvenimento a Napoli. In questi 3 giorni vedrò di sistemare un poco la tua situazione debitosa. Meno male, io porterò là. E dopo. Gesù, Albe, e bene zio Freddo, tu sei così. Alla mia morte poi avrete la mia eredità, che sono meloni e meloni. Ma perché sono milionari, Gesù? Luci, milioni e milioni. Oh, che bella cosa! Sempre per causa di tua moglie, che tu lo sai quanto la voglio bene. Io sto bene in salute, ti abbraccio e ti bacio, zio Freddo. Zio Freddo, tu sei così. C'è male di zio Freddo che ha diventato zio Caldo. Luci, sono distrutto, sono rovinato. Albe, ma questa è una lettera da farci una festa. Ma state zitto tu. Ma forse perché ha scritto sto bene in salute, o li fa morire? No, ma quale mai? Chi lo zio Freddo è un bravo, mi conosco. Non sei mai casa vicina. Non ricordo, zio Freddo, tutto bello, simpatico, gentile, su, grandissimo pezzo di... Ma viene un po'. Chi le sei fissato? Sei fissato, che si fa solo lì e di guai. Guardate zia Fred, che fissazione! E vabbè, che fa? Se ci tiene tanto per vostra moglie. E questa è la tragedia. Oh, questa è bella. No, questa è brutta. Ma roba, sono distrutto, sono rovinato. Ma no. Ma vuoi, cani il poco di scambia, piace. Per forza, per forza. Sentite, io con voi mi apro, mi confetto. Camillo, prestate, segni un po', con voi mi confesso. Parla, figlio. Camillo, non fu scemo, per favore, prestatemi un po' di attenzione. Ah, l'attenzione, già mi ero smaurito, in superestate. Per forza, il guaio è che mio zio non sa che mia moglie non è mia moglie, ma mia moglie è la moglie di un altro che non è mia moglie. Marone, capi, vieni, capi buono, però come lo spieghi? Non ci capi di niente. Ma basta, la guerra d'Africa, si cantava bella bistina, faccetta nera, la ricordate? Mio zio stava in prima fila. Pim, pum, pam, tic, trac, era il 6 gennaio. A me, mi pareva più capotato. Camiglia, era il 6 gennaio, e la Befana che fa? Gli porti il regalo a mio zio una pallotta che lo fisce qua nella spalla. Lui, pum, stramazza a te. Che bella fine, Camiglia. Aveva pure la medagliarona, aveva vinto. E tu l'hai impegnato. Invece no, c'è un suo commilitone che non si volette mi fatto solo. Con grande disprezzo del pericolo e di me. Si caricò a mio zio sulle spalle e lo portò in salvo. Ma che ci ho facetto fa? Però fu castigato. Ah, ma ne Dio! Mentre portava mio zio in salvo, una pallotta lo colpì cadere e lì. Questo si ammazzò a terra, non vedo. Mio zio gli andò vicino, lo tastò e disse: fratello, e chi le vizie famiglia? Da cazzare. E disse: fratello, non morire, tu mi hai salvato la vita. Dimmi cosa posso fare per te. La miseria, avessi per mezzo a lui sto munendo, mo ti. Avanti, stanno il guaglio, non andavo là già. Comunque, quello disse così: siete, io ho una figlia che non sa che io sono il padre, è frutto di una relazione con una signora vera. Abita così, così e così, te la raccomando. Allora mio zio disse: tu non ti preoccupare, tua figlia mi sarà salva. Io farò tutto quello che posso per lei. Ma sai che c'è di nuovo? Ma può morire, va. A questo insomma, avuto una certa assicurazione sulle sorti della figlia, spirò. Ma tu hai capito, Camillo? Il mio destino era legato a 3 palle, Camillo. Ma non erano 2, vabbè. Una a tuo zio e una a commilitone. Eh no,
E ci sta una terza palla, capito? Quella che ho detto io a mio zio che avevo sposato la sua protetta. Ah, hai fatto questo! E per forza! Mio zio quando tornò dalla guerra si moriva di fame. Qua aveva fatto l'eroe e si moriva di fame. Invece poi se ne dovette andare in America perché sparò a uno. E là facette un sacco di milioni. Io come dovevo fare per avere ogni tanto qualcosa di sopra? Allora ho portato avanti questa palla. Ma figurati, ti ricordi quando ti sei sposato? Ti ricordi o no? Tutte le fotografie che mi hai fatto vicino a tua moglie. Come? Non mi ricordo. Ero più capace di fare una fotografia solo con mia moglie. E io tutte le fotografie le mandavo tutte a mio zio. E dicevo, qua ci sto io con mia moglie e con padre. Poi dopo mi facevo tutte le fotografie con le ragazze. Sì. E le mandavo tutte a mio zio e quelli di tanto in tanto mi mandavo qualche regalo per la Befana, per la prima comunione, per il battesimo. E mo? Tu ti hai inventato tutta sta cosa. E mo? Quello viene qua e io perdo tutto. Quello mi diseredita, io perdo tutto, perdo pure l'eredità, capito? Come già fatto? Come ti fa Cristiano? Come ti fa Camilla? Adesso non è tutto a me, che ne sai? Chi comanda a fare? Ma per forza, nessuno può fare niente per me. Come ti fa? Fa una cosa, sparate pure tu voi. E caccia fa, ne? Caccia fa qua. Sì, e caccia fa, mo a fare il quattro va. Mi spara un colpo che è più ne conti con destra. Sì, e fai tre, una qua. Ti spara, magari non la lanze più. Come si ha da fare? Come si ha da fare? Chi si perde centinaia di soldi? Centinaia di milioni, non si dice no. Pensate pure voi, visto che può fare? Visto che può fare? Pensiamo tutti quanti, pensiamo. Tu ci pensi pure tu. Pensate pure voi, siete guaglioni. Pensate. Signora Ida, pensate. Non mi viene, che non mi fermatemi un attimo. Sarà l'uovo di Colombo, ma io ho un'idea. E caccia l'uovo, caccia l'uovo. Un minuto. Tu, questa donna che ti dovevi sposare, sai dove abita? Cioè, la conosci ancora. Ma questa donna... è sposata? È sposata, la mia è sposata. Sposata. E un marito? Il marito. La mia è un fratello, capito? Un fratello. E stiamo a posto. Tuo zio quanti giorni deve stare qua? Tre giorni, te l'ho detto, tre giorni. Tre giorni. Amici, lo guardai su quando sei rapito. Allora facciamo così, sentitemi buono. Si prega questa gentile signora per tre giorni. Se fa venica. E diciamo che è tua moglie! Bravo! È così, bravo! Ora non avete visto che posso fare? No, questa è in casa! E io? Io dove vado? Ma scusate adesso! Tu sei qua, diciamo che sei la cameriera. La cameriera, si può essere capace. Ma voi fate tutto così facile, Ma voi credete che quello poi si presti, ah? Ma voi, secondo voi, ma chi lo danno che la faccia? Mi ci casiamo in piesto da me. Ma non ci vuole, ma tuo marito che si dice in piesto, ma moglie. Scusa, ma non hai detto che il marito è un amico fraterno? Un amico fraterno? Un amico fraternissimo. Stiamo a posto, qual è un problema? Quello si tratta di una finzione, mo, che non è mica una cosa reale. Quello il marito dice pure... per la finzione, quello davanti allo zio, che ne sa, ci può scappare un bacio, una carezza, un abbraccio. Vabbè, che diamo, avessamo medioevo, sta. Madonna mia, una carezza, un abbraccio. Vai. È per dirmi tanta sorda, per dirmi. Scusa, non hai detto che il marito è un amico fratello? Certamente. Va tu, marito, non dici niente, ma moglie. Tu fai po'... sentimi a me, tu hai fatto mai un diavolo? Ma non è brutto a bocca. Ma comunque tu fai come gli attori di vecchia scuola.
tu lo filo drammatico l'hai mai fatto? Ma come tu filo bus? Io filo bus. Oh, Dambari, mi hai fatto tuo filo drammatico tanto anno ci fa. Io mo mi abbraccio a tua moglie. No, ecco c'entriamo che siamo a cominciare. Siamo a fare questa sceneggiata, una cosa non mi fece luce. Vabbè, Ida, venite un po' qua. Guarda qua, io mo mi abbraccio a tua moglie. Da allora a te pare che sto abbracciando. E arriverà la verità. Pare che sto abbracciando o no? Sì. Ma in verità io non sto abbracciando, il contatto non c'è. A me mi pare che ci sai. Ma niente affatto. Ho fatto un leggero semicerchio col braccio. Gli ho appoggiato leggermente il mio dito pollice sulla spalla di tua moglie. Ah, aspetta, fammi vedere se hai capito. A così. Non hai capito buono. Tu semicerchio l'hai fatto a domanda cerchio. È finito troppo assai. Che misse? Sì. Ma ti faccio una desena. Nata. Però vi dico capi buono. Ma sono molto cosa mia. Io mi do un bacio a tua moglie. Allora. E a città qua mi è gelosia mia. Ida, datemi un buon braccio. Guarda qua. Guarda che bello bacio. Come? A te allora sembra che ho baciato tua moglie, ma in realtà il contatto non c'è. Ho appoggiato leggermente le mie labbra sul mio dito pollice. È tutto questione di semicerchio e pollice. Semicerchio e pollice. Andiamo che l'hai pensato a buoni. Buon assai, buoni. Gli hai fatto un filo drammatico da andare. Veramente questa è una recitazione artificiosa. Mo c'è il realismo. E che dici la mamma qua insieme? No mamma, ma io dicevo che guardo al teatro. Sì, perché adesso c'è una compagnia di giovani americani che escono tutti nudi sulla scena. Ma non perché dicono che se si deve fare l'amore, si deve fare veramente. Ma che so pazza! No, mamma, è per la naturalezza. Ah, e allora dai, non si può fare chiudere. Perché? Ma da favorevo ma strafago veramente a te Stefano, perché sia da essere vera sempre, no? Sono quanti fanno porcarie. Luci, vieni a cano dare. Con questa situazione che ti rimbaccate mi stai rispondendo a quelli due cretini. Un ballato a me, se poi mi hai da spiegare una volta imparato, sti cose sporche, tutte e due. Comunque chiamo, vai a Napoli, muovete, fai qualcosa. Non lo so, mi pare assurdo. Guarda là, qua, e dopo dice che io non ho iniziative. Io ero che faccio un lardino a papà, ma tu si muove, e flinde e sacco, lo muovete, muovete. Io tengo un coraggio. E tu fai venire? Un tengo un coraggio, sì. Ma che sta senza soldi dice pure un tengo un coraggio. Ma no, vabbè, mo. Mi ringrazi a vita eterna, mi ringrazio. Mi ringrazio. Comunque ricordatevi che le cose che mi avete suggerito voi. Le ho suggerite proprio personalmente. Lei va allora a me, l'idea è stata la mia. Sì, sicuro. Sono sicuro. Camino, frate, questa è la moglie. Il secondo isso, no, papà, così, musci musci, questa è la moglie, e chi dice che questa è la moglie? Una cosa è essere più incisivo, fa una cosa giusta, e poi tiene presente. No, si va a Camilla a mezzo. Camille ci sta, Camille, brisa ma moglie. Però, Marito, tu scemo. Ma non mi dà la pace dove si stai muovendo con te. Ma non mi dai. Lo spirito di iniziativa, che te? Ma non. Ma voi capite niente, Luci? Sultate camoretta il papà mio! Sono tutti i bambini sulle mani! Ora non mi faccio combinare! Cami! Oh!
Io sono nelle tue mani, cammini. No, era per il suo così fortunato, ma mi aveva pensato certi cose. Che mi avete visto come fanno un zanno, intanto in quel mamismo, suo padre. Ma io sapevo questi fatti, sapevo. Così, aiutatemi, facciamo un semicerchio, Paolo, ci vedo che dice lì. No, 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 ma... Oh, è venuto una di te. Ma perché? Non ci capisci, tu hai trovato un uomo di colombo. No, niente affatto, lo colombo se ne è volato e l'uomo ci sta giù. No, no, mi è venuto una di te, Luci. No, non ha complicazioni. Oi, noi diciamo che tua moglie, la signora Ida, si chiama Lucia. E l'uomo in bicciami! Non si può fare! Asapa, asapa! Oh Gesù, sono passati tanti anni, mica si può ricordare ancora! E poi io sono cambiato sicuramente! Sì! Ma che è cambiato, Luci? Luci, che è cambiato? Io la bugia l'ho saputo coltivare bene, Luci, te l'ho detto prima! Come siamo coltivati? Che avete fatto? Fammi capire, che avete inventato? Che mi hai inventato? Che non avevi una gardantella, come fa a stare in che stai dicendo? Io di tanto in tanto ci mandavo sempre delle fotografie, te l'ho detto, poi le foto del tuo matrimonio. Io ci mandavi e dicevo che era il mio matrimonio. Le foto delle ragazze, quando stavano tacciti, quando fatta la comunione, la crisi. Ci erano le tue figlie. Figlio. Ah, ma ci capisco. Ma io mai pensavo che dovevo fare, no. E mo perdo tutto, perdo pure l'eredità, capito? No, non è possibile, non è possibile. Non è possibile, casa ha dato una soluzione. Casa ha dato una soluzione. Ah, ci capito, ci capito. Ma una cosa, mi viene un po' con l'orologio, tu. Fratello, sorella, non mi abbandonate, no, no, no.